Allora, perfetto. L'argomento della group call di oggi è come affrontare la vostra alimentazione quando andate in vacanza. Molto spesso tanti clienti mi dicono: sì, ma io non inizio il percorso perché devo partire. Sì, ma aspettiamo perché adesso è una vacanza importante, vado via con i figli, vado via con la famiglia. Pure, cavolo, ma adesso mi appresto ad andare in vacanza, perderò tutto quello che ho faticosamente guadagnato, magari in un mese, in 2 mesi, in 6 mesi di percorso con te. Allora, in realtà chiaramente c'è da capire vari aspetti. Innanzitutto c'è da capire quanti giorni state via in vacanza. Quindi la lunghezza della vacanza e poi il tipo di approccio che volete avere da questa vacanza, perché vi posso assicurare che c'è la possibilità, se si vuole, di gestire l'alimentazione anche quando siamo in vacanza, anche quando non abbiamo la possibilità di allenarsi, anche quando non abbiamo una cucina a disposizione che magari ci fa tutte le cosine giuste per noi o che magari sono presenti nel piano alimentare. La lunghezza è determinante. Quando si parla di un'uscita magari di pochi giorni, il consiglio che do sempre è: cercate innanzitutto di sfruttare quel momento come un'occasione per staccare la spina e non state troppo ad angustiarvi se mangiate una cosa piuttosto che l'altra, perché si riprende il classico concetto che sempre sottolineo, che non sono pochi giorni di cibo sbagliato, di non alimentato o di non allenamento a farvi un danno così grande, ok? Ma è uno stato protratto nel tempo che poi effettivamente può causare un impatto importante sulla vostra fisicità. Quindi, se si parla di una breve vacanza, che potrebbe essere il weekend, che potrebbero essere i 3 giorni, allora obiettivamente, secondo me, c'è veramente poco da allarmarsi. C'è da affrontarli con serenità, è chiaro, senza mangiare tonnellate di dolci, però generalmente spesso si parla di trasferti dove si vanno a visitare dei posti, quindi magari ok, non ci si allena ma si cammina, oppure ci si fanno dei trasferimenti che comunque ci fanno perdere del tempo. Non è che si passa 3 giorni sempre al tavolo a mangiare, ok? Quindi spesso questa è la situazione che ci si prospetta. Quando invece si parla delle vacanze estive o di una vacanza vera, che potrebbe essere ad esempio 7 giorni, 15 giorni, 20 giorni, allora lì bisogna gestirla in maniera intelligente. Qual è la maniera intelligente per gestirla? Allora, dal punto di vista dell'allenamento, se ci fermiamo completamente, sicuramente magari introdurre delle camminate o se andate al mare delle nuotate non fa affatto male, perché comunque l'attività fisica si può fare anche quando si è in vacanza e si può programmare anche quando si è in vacanza. Fate una vacanza al mare in una località di villeggiatura dove siete in un hotel, dove avete preso una casa vacanze, perfetto, siete fermi in un posto, magari non avete la palestra a disposizione, però la camminata in spiaggia, la nuotata o la camminata fuori in un parco, nessuno ve la vieta, anche se siete in vacanza. E le vostre giornate hanno sempre la stessa lunghezza, e non è che quando siete in vacanza durano meno o durano di più. Le vostre giornate hanno la stessa identica lunghezza delle giornate che passate quando siete al lavoro. Quindi il tempo per fare una passeggiata, volendo, si trova. È la volontà magari che può mancare, ma secondo me non c'è miglior posizione possibile di quando siamo rilassati e non abbiamo preoccupazioni, o comunque le preoccupazioni tendono ad allentare. Allora magari siamo nella giusta predisposizione per dire: bene, ok, anche col marito, col compagno, col fidanzato, perché non ci facciamo una bella passeggiata prima di andare a cena? Cioè, è un'idea, ok? Quindi andare in vacanza magari potrebbe voler dire non andare in palestra o non mettersi col tappetino nella camera d'hotel a fare gli esercizi, ma assolutamente continuare a tenere il proprio corpo in movimento. Quindi dal punto di vista dell'attività fisica e del lavoro, questo è un approccio sicuramente da eseguire. Non è che in vacanza, oddio, mi fermo completamente sul lettino, sulla sdraio a prendere il sole. Se fate 7 giorni, 15 giorni, 20 giorni di vacanza, perché non inserire una piccola attività fisica quotidiana? È ottimo, ragazze, è sicuramente ottimo. Anche lì, come dico sempre io, concentrazione, focalizzarsi, programmarla e si fa. Cioè, non c'è niente di... E vi può aiutare. Vi può assolutamente aiutare. Se siete dei soggetti che si allenano tutto l'anno in palestra, fare una settimana o 20 giorni di completo scarico, dove magari fate solo delle camminate, vi può far bene ad esempio all'articolazione e al recupero muscolare. Quindi non è affatto negativo. Se fate un allenamento magari più leggero a casa, fa lo stesso. L'attività fisica sicuramente può essere inserita anche nel concetto dell'andare in vacanza. Poi è chiaro, se uno è più carica e vuole comunque portare avanti l'allenamento, potete tranquillamente, chi appunto in questo caso siete
tutte nel mio percorso. Potete contattare il coach di riferimento o contattare me e andare magari a strutturare dei piccoli allenamenti alternativi magari all'aperto, perché no, si possano fare se avete la voglia. Se non avete la voglia, la camminata, la nuotata, la passeggiata in spiaggia sicuramente nessuno ve la vieta, ok? Anzi, è perfetta. L'aspetto sicuramente un pochettino più difficile potrebbe essere il lato alimentare. Per quale motivo? Perché magari non avete la possibilità o la voglia di andare a fare la spesa in un certo modo, oppure siete in un villaggio dove la cucina non è così salutare, oppure vi trovate in una vacanza con amici e tutte le sere si fa bisboccia, quindi aperitivi continui, feste, serate in discoteca, ci sta. Secondo me, quando stacca la spina e va in vacanza, deve cercare di viverla nel modo migliore possibile per lui. Cioè, quindi, se siete dei festaioli, nelle due settimane di vacanza che fate durante l'arco dell'anno, perché rinunciare alle feste? Io non lo vedo assolutamente un'ottima scelta. Io, per esempio, non sono così. Cioè, noi, quando con la famiglia andiamo in vacanza, ci piacciono le cose sicuramente, magari per alcuni sono noiose, ma a noi ci piace il relax, ci piace stare per conto nostro, la sera magari andiamo a fare una passeggiata sul lungomare o a mangiare un gelato e finisce lì. Però capisco che magari c'è chi aspetta proprio il momento della vacanza per scatenarsi, e non è assolutamente un male, è semplicemente uno stile di vita. Può farlo, chiaramente nell'ottica che magari il resto della giornata può essere gestito nella maniera migliore. Ad esempio, applicare il digiuno intermittente quando si è in vacanza, visto che avete un sacco di cose da fare, siete presi dalle attività di spiaggia, dagli amici che vi intrattengono, dai giochi e quant'altro, magari a maggior ragione dedicate tutto il tempo al divertimento e selezionate appunto due momenti per pranzare, cioè un momento per pranzare e un momento per cenare, quindi magari saltate la colazione o fate all'inverso. Cioè, se siete nel villaggio potete tranquillamente saltarlo un pasto, cioè non è che se anche ce l'avete pagato lo dovete fare per forza. Arriviamo al dunque, cioè non è che vi dovete per forza andare al banco dove c'è la colazione a self service e farvi il piatto pieno così che vi passa sopra la testa. Potete saltarlo. Ok, quindi se non c'è la roba giusta da mangiare, quella che diciamo in linea col vostro piano alimentare, potete trovare delle strategie alternative, perché magari non mangiate il cibo giusto, però poi alla fine della giornata dal punto di vista calorico non siete così fuori, perché avete limitato l'introduzione di cibo. Quindi può essere questa una valida alternativa. Oppure cercate di inserire, se andate al mare, tanta frutta. Se sapete che la sera fate tre aperitivi, durante il giorno cercate di bere molto, aiutatevi con la frutta, perché è un'ottima alternativa. Se state nello stabilimento balneare come faccio io, che io sono praticamente chiuso in uno stabilimento balneare dove c'è il bar, dove c'è il ristorante, dove c'è tutto, anche noi andiamo tutti i giorni al ristorante, però magari a pranzo non prendiamo la pasta, cioè magari ci prendiamo un'insalatona. Quindi cerchiamo di fare una colazione leggera, un'insalatona, poi la sera se ci va da andare a mangiare già tutte le sere, non ce ne priviamo. Ma se comunque stiamo a determinate regolette, io non dico che nella vacanza si migliora, però si può sicuramente non fare 10 passi all'indietro. Questo è il concetto con il quale si deve vivere la vacanza: con serenità, cercando di divertirsi, perché è la cosa fondamentale, cercando di ritrovare effettivamente dal momento della vacanza quello che volete veramente voi.